Intanto è arrivata la qualificazione, la cosa più importante. No, la cosa più importante oggi è portare a casa la qualificazione, perché la prima parte dell'anno è sempre quella più difficile, quella che nasconde in sì il banco, basta vedere anche l'Italia delle altre partite. E noi abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Al primo tempo forse siamo stati troppo lenti nel girare palla, permettevamo alla Turris di ricompattarsi e giocare sui nostri errori. Nel secondo tempo siamo stati più veloci, abbiamo utilizzato la pienza del campo e alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo. Ecco, in un certo senso la partenza degli avversari era anche preventivabile. Sì, ho detto, queste partite nascono sempre qualcosa di strano, perché è la prima partita ufficiale per noi, quindi potevamo incorrere in qualche brutta sorpresa. Invece i ragazzi sono stati veramente bravi, soprattutto nel secondo tempo, sono stati equilibrati, hanno tenuto il campo molto bene, hanno fatto delle buone giocate e alla fine il risultato è quello giusto. Cosa è piaciuto di più a me? Ma sicuramente il secondo tempo. Il primo tempo eravamo troppo lenti di manovra e di pensiero. Il secondo tempo siamo stati molto più veloci e il gol è stato una bella azione con doppio cambio di gioco e poi Nick ha fatto quello che sa fare. Adesso c'è il Crotone anche, insomma, col sogno di andare ulteriormente avanti, che grazie, una soddisfazione. Perché no? Noi adesso torneremo a lavorare, a preparare nel miglior modo possibile la partita di Crotone. Sarà la seconda nostra partita, quindi i meccanismi saranno migliorati o più. Questa sarà la nostra seconda partita. Andiamo a Crotone appunto per fare una buona gara e regalarci appunto la Sampdoria. Utili indicazioni da Borghini e Sterlo Bassi? Sì, Diego è un giocatore affidabilissimo e dove lo metti fa sempre la sua parte. Ho avuto ieri Mosti che ha avuto dei problemi muscolari, quando c'è un fuori uso ho utilizzato Diego, che ha fatto una grandissima partita, ma Diego non lo scopro io, è un giocatore molto duttile e molto affidabile. Dirti Donato, come è stato il rientro questa sera con la curva e con i tifosi? Ma è stato emozionante ed è stato bello. Avrei preferito giocare appena ho visto il campo, però mi sono dovuto accontentare della zona mia, però è stato bello, a parte gli scherzi. Sono contento di essere tornato in un ambiente familiare dove poter esprimere appunto tutto il potenziale. Senti mister, hai citato Belloni che è stato l'autore del gol. L'anno scorso è stato impiegato come trequartista, lui che nasce come esterno. 4-2-4, 4-3-3, alla fine, insomma, in qualsiasi modulo è il giocatore che può essere il fulcro di questa stagione. Ma Nico è un giocatore importantissimo, un giocatore che ha delle qualità incredibili, straordinarie, ha perso qualche anno e quest'anno deve cambiare ritmo, perché ha nel suo DNA delle giocate incredibili, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Basta pensare che quando siamo rimasti in 10 era lui che correva fino alla fine. Quindi è un giocatore per noi fondamentale, che può fare bene, ci può far fare la differenza. È stato anche autore di un intervento difensivo. Infatti quello che volevo dire, a 5 minuti dalla fine, quindi nonostante avesse dato tanto in fase offensiva, si è prodigato anche ad aiutare i compagni, quindi è un buon punto di partenza per Nico, e io sono contento di come sta lavorando. Grazie mister.